vorrei provare a rispondere a una domanda che forse qualcuno si è posto e si pone, e cioè perché per esempio nel 1984, dopo la lunga marcia che consentì finalmente a questo paese di sperimentare concretamente per la prima volta che cosa significava questo strumento giuridico sconosciuto, inventato, quasi casualmente o forse no, nell'epoca della Costituente, cioè l'intese, perché i valdesi, all'epoca già integrati coi metodisti, non si accontentarono del raggiungimento di questo obiettivo, che per alcuni pareva impossibile, ma continuarono successivamente a condividere con altre comunità religiose di fede la ricerca dell'allargamento di questo strumento giuridico e poi della battaglia comune anche con moltissimi raggruppamenti religiosi per il cambiamento della normativa più generale sulla libertà o sulla scarsa libertà che attualmente c'è religiosa in questo paese. Perché unitamente alla preoccupazione per la libertà religiosa abbiamo continuamente insistito sulla compagna di questa libertà che è la libertà di coscienza? E perché abbiamo continuato a insistere insieme con altri compagni di strada sulla necessità che in questo paese maturassero altre libertà? E abbiamo ricordato che si è veramente liberi non soltanto quando io sono libero, ma anche quando l'altro è libero. E perché abbiamo continuato a non essere soddisfatti del diritto di pochi, ma appunto a ricercare il diritto di tutti? Qualcosa ci deve essere nelle nostre radici che ci spinge su una strada di questo tipo, perché soprattutto bisogna dire nelle istituzioni religiose la strada più praticata nel tempo è stata quella di essere soddisfatti di ricercare la libertà della Chiesa, la libertà e magari anche qualche privilegio della mia Chiesa, e non occuparmi appunto degli altri. Io non lo so quale sia la motivazione, non ho la possibilità di fondare scientificamente un mio pensiero, ma io ho una piccola idea, ho l'idea che qualcosa ci sia stato tramandato dalla tradizione dei valdesi delle origini, dai valdesi medievali. Si sa che una delle cose che stupiva i contemporanei dei valdesi delle origini era la loro insistenza su uno slogan che era libere predicare, la libertà della predicazione. Ricercavano la possibilità nell'Europa di quel tempo di poter dire una parola che era obiettivamente diversa da quella della maggioranza o delle maggioranze, e di poterlo dire nella libertà, non per sé, ma per chi aveva così la possibilità di ascoltare una parola diversa. I valdesi poi nel tempo sono stati costretti a occuparsi principalmente della loro libertà non riconosciuta, oppressa e perseguitata, ma sempre con questa idea
che la migliore garanzia per la propria libertà non era la ricerca di un privilegio, ma la ricerca di una più ampia libertà per tutti. E se pensiamo alla componente metodista con la quale abbiamo prima percorso un cammino di avvicinamento comune per arrivare poi alla integrazione nel 1975, resa poi effettiva nel 1979, come possiamo non ricordare l'impegno del metodismo delle origini che, unitamente alla necessità della conversione spirituale delle persone, comprese subito che non si poteva parlare e proporre questo cambiamento di esistenza senza occuparsi anche di quei corpi di cui ci ha parlato il senatore Manconi questa sera, che erano i corpi deprivati e prosciugati da un lavoro durissimo che si compiva nelle grandi concentrazioni industriali e minerarie dell'Inghilterra, e con l'altra deprivazione che si aggiungeva dell'alcolismo, dell'ubriachezza come uscita dalla una vita che apparentemente non aveva sbocchi di felicità, non ne parliamo neppure, ma sbocchi di umanità. Qualche cosa che sta, credo, alle origini del nostro percorso di unione di chiese metodiste e valdesi, che ha continuato a vivere dentro il nostro corpo ecclesiastico, noi lo continuiamo a portare anche nella società di oggi. Lo facciamo in maniera convinta, perché sappiamo che fare con altri compagni di strada le battaglie per i diritti di tutti è anche il nostro dovere. Spesso si sente dire che non si può parlare solo giustamente di diritti, ma ci sono i doveri. A volte le comunità religiose, i cristiani in particolare sono accusati di essere poco realisti, di essere dei buonisti, che non si rendono conto delle conseguenze poi delle loro parole buone verso tutti. Noi credo che con molto realismo, anche per le vicende che la nostra storia ci ha obbligati a vivere, sappiamo che invece questo impegno è assunto con grande responsabilità, determinazione, anche umiltà, perché sappiamo che dobbiamo cercare la collaborazione di tanti altri compagni di strada. Credo che la serata che abbiamo avuto questa sera sia stato un contributo di chiarimento e anche di ulteriore conferma che questa è una strada necessaria per il nostro Paese, che richiede anche l'impegno di tutti noi, un impegno appunto responsabile, non fatto soltanto di parole, ma anche di piccole buone pratiche, nella misura in cui noi siamo in grado di proporle e di eseguirle, insieme anche con questa chiarezza degli obiettivi di cui credo questa sera abbiamo dato una piccola dimostrazione. Il nostro sinodo continua nei prossimi giorni i suoi lavori, le sue riflessioni, i suoi dibattiti. Ci attendono alcuni momenti importanti in cui dovremo fare attenzione alle parole che esprimeremo, perché siamo ascoltati. Si aspetta di sapere quali indicazioni daremo, non soltanto per capire la nostra posizione, ma per capire quali impegni proporremo a noi stessi e anche agli altri. Grazie per questa serata, lo faremo fare magari al nostro bravo presentatore.
come si è autodefinito, ma io vorrei ringraziare a nome della tavola la corale di Pinerolo che mi hanno detto ringraziateci dopo perché non sappiamo com'è andata. Mi pare che abbiano dimostrato una grande capacità. Ai nostri due musicisti solisti, bravissimi. E la musica è veramente un linguaggio universale che si capisce in tutti i continenti e in tutte le culture, ce le hanno portata veramente a un livello altissimo. E ringrazio anche i nostri ospiti che sono venuti appositamente a Torre Pellice per condividere con noi le loro riflessioni e fare con noi anche questa esperienza di condivisione. Grazie anche alla Chiesa Valdese di Torre Pellice che ci ospita con molta pazienza. Che ospita con molta pazienza i lavori del nostro sinodo che invade spazi, luoghi, strutture e lo fa sempre con una grande disponibilità. Grazie a tutti e a tutte.